Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle Zamberland Anabasis, uno scarponcino da trekking 100% made in Italy, di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Inizio subito a parlarvi della suola di queste Anabasis, infatti qui troviamo una Vibram Mega Grip, una suola che devo dire mi è sempre piaciuta per il suo grip. Per quanto riguarda tutta la parte di fondovalle, sterrato e via dicendo, non ha nessun problema, si comporta molto bene anche su roccia. E pensate, io ho deciso, anche se non è uno scarpone da via ferrata, di portarlo a fare una via ferrata per vedere anche quanto fosse grippante su roccia e devo dire che mi ha veramente stupito. Anche su della roccia particolarmente unta o bagnata va veramente molto molto bene. Quindi devo dire che dal punto di vista di grip anche su roccia queste Anabasis lavorano molto bene. Dove stentano un pochino è sul fango, ma perché abbiamo un alto numero di tasselli e non tanto alti. Quindi devo dire che sul fango magari ci farei un pochino di attenzione. Ma su tutto quello che è asciutto e anche roccia unta non ha nessun tipo di problema. Passando invece all'intersuola di questa Anabasis, qui troviamo un classico intersuola in Eva che svolge un ottimo lavoro. Un intersuola abbastanza morbido che ci permetterà di fare delle camminate veramente molto lunghe. Possiamo star fuori anche 12 ore e passa con questo scarpone senza aver problemi ai piedi, senza tornare alla macchina con i piedi completamente affaticati. Uno scarpone che ricorda molto una scarpetta da trail running anche nella costruzione, perché è uno scarpone abbastanza flessibile che accompagna molto bene il piede e devo dire che questa sua flessibilità davvero è perfetta per chi fa dei trekking davvero lunghi di tante ore. Un intersuola comunque molto classico che svolge un ottimo lavoro. Arrivando alla parte superiore della tomaia, iniziamo dal puntale, perché qui troviamo un puntale mediamente duro. Non è durissimo, cosa che se prendiamo a calci una roccia, diciamo che un po' il male lo sentiamo. Magari ci farei un pochino di attenzione se doveste fare dei tratti un po' rocciosi. Per quanto riguarda la tomaia in sé, devo dire che qua bene ma non benissimo, nel senso che la traspirabilità forse è il punto debole di questo scarpone. Infatti troviamo pochissime parti in mesh traspirante e questo lo si sente nel momento in cui andiamo a camminare in giornate veramente calde. Io in delle giornate in cui abbiamo toccato i 25 gradi, ecco che veramente sentivo caldo all'interno dello scarpone e il piede mi ha sudato. È uno scarpone magari più da mezza stagione, quindi primaverile autunnale, nel momento in cui abbiamo delle temperature sui 5, 10, 15 gradi, ma già quando si superano i 20 ecco si inizia a sentire un po' il caldo. Devo dire però che questa sua costruzione, avendo molte parti in pelle, fa sì che comunque sia uno scarpone decisamente durevole, perché noi possiamo strusciarlo ovunque e non si andrà mai a rompere. E da questo punto di vista sicuramente la durabilità di questo scarpone è un suo punto di forza. E infine, per quanto riguarda la fodera, troviamo una classica fodera in Gore-Tex che ci permette di poter passare dei guadi senza nessun problema. Passando alla parte del tallone, innanzitutto questa versione che sto provando è mid, quindi abbiamo una parte di collare che va sopra al nostro malleolo. Nella parte inferiore il tallone è abbastanza strutturato e si destruttura pian piano che si sale. E poi abbiamo un'imbottitura abbastanza comoda, soffice. Devo dire che dal punto di vista dell'imbottitura, anche se si cammina su dei sentieri particolarmente sconnessi, non è un problema. E anche la stabilità è molto buona, perché avendo un intersuola comunque basso ed essendo uno scarpone e mid, devo dire che da questo punto di vista la stabilità è sicuramente un aspetto positivo di questi Anabasis. Infine, per quanto riguarda la parte di linguetta e lacci, tutti e due sono molto classici, linguetta che resta ferma al suo posto e svolge un ottimo lavoro, lacci classici tondi col quale si riesce a stringere molto bene lo scarpone. Devo dire che da questo punto di vista veramente parliamo di un prodotto abbastanza classico. Per quanto riguarda la grandezza dell'avampiede, io devo dire di aver preso il mio solito numero e non aver avuto nessun problema. L'avampiede è abbastanza classico, non è né troppo stretto né troppo largo. Basatevi naturalmente sui centimetri indicati dal produttore, ma non c'è bisogno di andare a prendere una mezza taglia o un numero in più. Arriviamo dunque a capire dove vi consiglio di utilizzare questi Anabasis e a chi li consiglio. Li consiglio un po' a tutti, secondo me possono andare bene dal principiante all'esperto. La cosa magari dove farei un pochino d'attenzione è magari di non utilizzarli ad alta quota. È comunque uno scarpone molto flessibile con pochissima rigidità, quindi magari tenderei a non utilizzarli su sfasciumi d'alta quota, eccetera.
Sono degli scarponi pensati per andare su dei sentieri abbastanza semplici, su dei sentieri dove sì, magari possiamo trovare qualche roccetta, ma non proprio un sentiero tecnico. Quindi da questo punto di vista devo dire magari di stare sulla media bassa montagna. Arriviamo dunque alle conclusioni per questi Anabasis, iniziando dal prezzo, perché Zamberlan li vende a 240 euro, online li si trova a meno. Ve li consiglio? Ni perché dipende un attimo dove dovete utilizzarli. Non è uno scarponcino che vi consiglierei di utilizzare nella stagione più calda, perché come dicevo la traspirabilità non è sicuramente il suo forte. È uno scarponcino che vi consiglio magari più per le mezze stagioni o magari in estate dovete andare in dei luoghi particolarmente freddi. È uno scarponcino di cui sicuramente è da apprezzare anche il fatto che sia 100% made in Italy, che questo personalmente lo apprezzo sempre, e in generale comunque è uno scarponcino dall'ottima fattura, perché sicuramente vi durerà a lungo negli anni. E detto ciò ragazzi, io ho una speranza di essere stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!